Nel cammino della fede, l'attesa non è considerata passiva, ma come un'opportunità per l'azione. Il fidanzamento con l'attesa di Dio è un modo per coinvolgersi attivamente in questo processo. Crediamo che il regno di Dio non possa manifestarsi appieno nel mondo, a meno che non sia stabilito prima nei cuori delle persone. Quando decidiamo di consegnare le nostre scelte a Dio, confidiamo che Egli ci darà sempre il meglio. Stiamo imparando a parlare dopo aver ascoltato la voce di Dio, permettendo alle sue parole di guidare i nostri discorsi. Non stiamo cercando di adattare la parola di Dio alle nostre concezioni preesistenti, ma cerchiamo di allineare le nostre parole e azioni agli insegnamenti e alla guida divina che riceviamo. Ci sforziamo di personificare ed esprimere la bontà di Dio nella nostra vita quotidiana. Vogliamo che la bontà risplenda dal nostro volto, si rifletta nei nostri occhi e si manifesti attraverso un sorriso sincero. Vivendo come vasi della bontà divina, diventiamo vere manifestazioni dell'amore di Dio in questo mondo. Gesù ci incoraggia a condividere il messaggio della verità, della non violenza e della gentilezza con gli altri. Abbiamo il privilegio di diffondere questo messaggio ovunque, abbracciando l'opportunità di essere canali attraverso i quali fluiscano i messaggi di amore e saggezza di Dio. Desideriamo che la nostra vita sia una testimonianza vivente del potere trasformatore dell'amore e della bontà divina. Pertanto, che ognuno di noi, all'inizio di questo nuovo giorno, sia benedetto nel suo cammino. Non solo beneficeremo delle benedizioni divine, ma abbiamo anche il dovere di benedire gli altri con le nostre parole e azioni ispirate da Dio. Non è necessario commentare, ma agire con bontà e compassione, diffondendo la luce divina ovunque passiamo. Che in ogni interazione e incontro siamo un riflesso dell'amore e della saggezza divina. Che le nostre vite siano un invito affinché gli altri possano sperimentare la grandezza dell'amore di Dio. In tutto ciò che facciamo, che il nome di Dio sia glorificato e il suo amore si manifesti. Così sia, in armonia con la volontà divina. Possiamo essere benedetti e diventare una benedizione per coloro che ci circondano.